solamente il paese mio, perché vedete rappresentato la vita di sua Lambrosina, guardate, non è cosa che possa capitare. Riuscire a portare poi sulle scene un mondo così sensibile, così intimo come qual è quello di sua Lambrosina, è stato un lavoro difficile. Il merito del professor Antonio è grandissimo. Io sono emozionato moltissimo, come lo sapete, perché loro dicono che per merito del mio libro sono riusciti a mettere la verità. Ma è qualche cosa che sta lassù, perché suora Ambrogina sicuramente è intervenuta. Ed essere io riuscito a portare avanti il libro, guardate che è stato un lavoro non facile, di riconoscenza. Io mi sono sottoposto a un lavoro, grazie a Dio sono riuscito a portarlo a termine, e da questo lavoro è venuta fuori anche, come così mi è riconosciuto, quest'opera di Antonio, un'opera bellissima, guardate, è veramente brava. Gli attori poi l'hanno portata sulle scene in una maniera che è qualcosa di straordinario. Grazie ancora, e io auguro ad Antonio questa presenza continua di sua Lambrogina, che lo... Siamo arrivati! Ah, già siete arrivati! È pronto! Hai una fame che non posso più aspettare! Sì, mamma, tengo fame pure io! È pronto, però va aspettando un momento che torna Filomeno con Maria dalla processione! Oh, dopo la processione, solco dirte, riunisce tutti i comunicati dentro la sacrestia, hanno saluto al vescovo o no? Ma il vescovo non gli hanno salutato durante la messa che è durata tutto io! Perché ti mangi tutto tu? Prima di tutto oggi è la festa di Filomena che si è fatta la prima comunione, e senza di essa qua non si mangia. Oggi è prima di tutto la festa di Sant'Antonio e poi lo resta appresso. E quante volte ti ha detto ne sì? Cari figli, non stacca prima da me, specie la festa comandata. Sanno sta tutti quanti in sé. Me, mettiamoci a tavola, che poi chi vede tardi si arrangia, che venga la fame, che mi mangiaria. Nugrastato con tutta la donna! Sentito, ma papà si mangia nugrastato, tu gli hai cotto? Padre, te si mangia la forma di nugrastato! Franceschi, fatemi più là! No, ti stacca il posto mio! Franceschi, tu mettiti vicino a padre da casa in maschera. Marina mette a caca, mi aiuta a fare i piatti e a più o meno la mettiamo a capo tavola. Franceschi, a faccio tu un momento, vedi se stanno a venire, sono a pista e chi ne vuole sentire? Ma mamma, mangiamo, che mi sento fame! E se vuoi mangiare, fa quella che ha detto mamma. Mo, guarda te! Sembra a me! Ecco le penne, Filomena, lì, correte, che resta le sette! Sì, metti un band! Buongiorno papà, buongiorno mamma! Ah, sei arrivato! Ma sei arrivato a tempo, 70 volte! La sagrida, cara! Filomena, dopo la processione, l'ha chiamata su Clotilde dentro la sacrestia. Scusatemi, sì, c'erano tutti quelli che hanno fatto la prima comunione e ci dà la medaglietta e la pergamena dell'Immacolata Concezione. Mi sviti, papà? Sì, mamma, a sette, perché sa da mangiare. No, però che me la fanno a chiacchi. Filomè, prima che ci mettiamo a mangiare, figlia mia, vatti a cagnare, perché sto vestito ce l'hanno prestato, chi se può servire ancora? Eia, mamma, la posso dire ancora un po' questa festa, ma ci sto attento, non mi sporco. Vada, mia, fa quello che ti dice, mamma, ti vatti a spogliare a cammino, mo! Sì, andiamo, Filomè, ti aiuto a cambiare. Marie, state attenta, non essere vestita a solito, che se ce lo rubo poi ci tocca a pagare per nuovo. Se fa tardi non mangiare quello. Non puoi pazienza, mi non c'è che festi, madonna mia. Che c'è Francesco? Sì, eccoci, siamo pronte? Sì.
mamma, papà, prima di incominciare a mangiare. Don Carlo, hai detto che mi fare la preghiera? Eh sì, che certo che ce la faccio. Da isso, Don Carlo, ehi! Guarda la sette, te siamo mangiati! Ma meglio quello della croce, oggi che festa! Quello, ah? Quattrina l'ha chiesto con Don Carlo e gli altri preti, che oggi mangiano buono, ehi! Siamo mangiati! Don Carlo, oggi fai un pranzo per tutti quegli poveri che sono fatto la prima comunione. E tu te ne sei venuto a casa? Vuol dire che sta con Don Carlo agli altri po'? E finiamolo con questa discussione, che ringraziando a Dio non siamo proprio poveri, non ci manca niente per mangiare bolla la domenica e alla festa comandata, su che mo porti i piatti, che sono pronti i maccheroni. Ma io voglio i maccheroni da roba che ci stanno in casa. E io voglio finire sotto, che in casa non mi piace. Perché voi non lo sapete che già fa prima a patata e poi tutti quanti gli adulti. Chi ne vuoi, io non tengo fame. Filomè, pensa pure tu a mangiare qualcosa, vedete che c'è da che fine. Ma che sta sensazione, perché la che mi dà la suona? A sorco dite, se non ce lo porto, non ce lo può dare gli Audi. Voglio ricordo che la chiesa è come un fiume, raccoglie l'acqua da tutta la parte e porta tutto quanto a mare. A Gaeta, da Luesco, che poi sono grasso, eh? Oh, ma che dici, non è così, sono so più dite, che sono tanti poveri. Voglio, da fa forte, è che la capa di pezzo da che da simpatia, eh? Ricorda, è cadenza, fa quello che dico io, eh? Allora, la vita mia ci voglio pensare io, perché la che già fa. Filomè. Ma mo stiamo a mangiare, pensiamo a mangiare, non è tempo di parlare di certe cose. La vita è questa, pure tu mi fai fare quello che vuoi, eh? Se sta guaglione continua ancora a frequentare le moniche, eh? E gli riempie ancora la capa da papà, chi è ricamancia? La mangio proprio più a sta guaglione. No, io devo delle moniche ci voglio perché mi già imparato così a ricamancia. Cazzo vai! Che la vogliono quando se la fa con la monica, ma manca di rispetto, ma manca. Vanni vicini, chiedi perdono e baci della mano, figlia mia, va? Sì, papà, perdono, non lo faccio più. Già, mo va pure. Assente, a così mi piace, giudiziosa e sottomessa. E mo potremmo fare pure un bel brindisi a tutti quanti insieme, che oggi lo sapete che è pure la festa amici. Perché te la dà oggi, papà? Ma no, io sono nato il 18 di maggio, il mese che schioppano le rose! Il mese che ragno le tasse, no? Oggi è pure la festa amici. Ma che dici? Santo Michele Antonio non esiste, a papà Bruno Francesco ha messo due nomi, Michele e Antonio. Ah, allora papà con due nomi va di doppia? Bravo, hai capito di che parte da maledotti? Ehi, me ne sei, vedi che la bottiglia di nocini, eh? Buone, che mi ha fatto con un uscio di mortale. Ma nocina, aspetta, E non voce a chi si cae? Mi raccomando però, non voce soltanto che questa è forte, questo è quello che facciamo noi, con le noci che stanno là a Montagnani, bravo, eh. Via. A te poco, Franceschi. Non esagerare. Chi sta già la capo deve funzionare così. A te te ne vedi una cifra di chiocco, si dà il tappo sta bocca. Sì, alla salute di papà! E pure alla salute di Filomena, che sono fatta la prima comunione! Thank you.
A traffica qua dentro e mi svegliate chi dorme più. E che la caccia fa se non la facci chi l'ha da fa? E dice che tu sono tutti attorno di un caffè che ciò ti sia alzata. La tosse, ma quella povera donna è sola, non ha nessuno che la può accudire. Io tengo un desiderio della io a trovare, ma come vi posso preparare la mano? Non tengo mai un minuto libero. Lo so che voi siete sempre intaffarata, la casa, i figli, ma io non lo dicevo per voi, ma c'è qualche suo parente che non se ne preoccupa minimamente. Ah, la sora Michalina, poverella, pure che è della famiglia numerosa. Ma che ci ha da tua zia Matilde? Ha portato una vasetta di mele, che pure che la dice se lo può mettere dentro il latte che le fa buco. Sì. Che la mele è una cosa santa. E una vasetta ancora per voi. E pure una pipillozza di sighe secche, mica lo offendete, no? Ma no, non mi offendo, lo sapete che ho i miei poveri. Eccolo. Ma adesso ve ne private voi? No, questa è roba che facciamo tutta la terra nostra, noi non accattiamo niente. Allora l'accetto volentieri, siete sempre molto generosa. Grazie. Noi da mela ne teniamo tanto. Il marito mi è fissato con chi li cupa montagnani. Eh? E le cassette dove hanno 2000 ape? Ah, le ape. Ma le figlie me non tanto ci vanno appresso, solo Filomena che a che volta sono mette dentro all'altro. Ma a proposito, Filomena oggi non viene al corso di ricamo? Sì, oggi è tutto quello padre, però appena che ve la mandiamo a mancare. Figlioccio conto, l'ordinato per tutto il mondo. Sì. Dammi un po' di mia, quello che mi è successo. Lasciati ma quella parte che si è già stato per lì. Chiaro che è successo, cosa è finito? Mentre sei a Montagnano, a Medellè,
fa strapignato, io dice strapignato lua. E che la Filomena aiuta a bere gli ovunque. Sta facendo la rucca, non c'è caduto. Oh, ma non è stato che ha fatto che la figlia! Niente, la rucca che non è successo niente. Io, come stiamo a dire, Gesù, io rumore da là, e subito sono accorso. Ma ha giurato la sindaca, c'è la giustizia. E si è acchiappata e l'ha giocata da fuori. E come sta? Se l'è buttata all'ospedale per controllo? Ma qua all'ospedale, la gente che non si ha fatto niente, non si ha fatto. Ma sei sicuro? Sono sicuro. La cosa più incredibile è che quando la giocaccia da fuori ti va su e li mette lì, capì? Ma l'acqua ci stai vedendo le buzze? Ma come no? Le buzze è finto! Oddio, che sia un miracolo, madonna! Ma, ma che è miracolo, è miracolo! Un miracolo gli ha giù fatti che stai con l'acqua vicino! Perché ne sei venuto insieme con te? E sei venuto a fermare un attimo al mio convento per parlare con Zocco Tid. Ma l'ho arrivato. Ma no, ho detto vai, sta attaccando, sta attaccando. E sempre che sta a fare, sto mamma sta. E sta mamma, sei picco. Ecco, sta venendo con Zocco Tid, sta venendo. Madonna mia, scappa, tu scappa. Dai, che le mie figlie pure a me, non ci capisco. Non ci mancherebbe. Figlia mia, come succede? Non vi preoccupate, signora Lisetta, sta bene. Passando l'ho fatta visitare dal medico, ha detto che è sana e non ha nessun trauma. Ma tu come ti senti di me? Beh, bene, mamma, sono buona, non mi sento bene. Anzi, sono meglio di prima. Ecco. Ma sei? Se non era con me che stiamo là vicino. Sì, papà, io ti ringrazio tanto per questo. Ma tu sai che mi mandino a galla? Figlia mia, che è stata che la bella Madonna della Cinza. No. Allora è stata la Madonna di Pompei. Ma non era nessuna Madonna, ma era gli angelo custode. Se mi ricordo pure io quella preghiera che dicevo da piccolo, angelo custode, reggimi e custodisci. Ecco perché ti sono da re. Signor Michele Antonio, non è proprio così. No. Io sono convinta che sia stato un miracolo dell'angelo custode, ma indirettamente, perché il miracolo li fa solo Dio. Vedete un po' sotto di, ma questa mulher parla sempre da tanta Madonna. Ma la Madonna non è una sola, la mamma di Gesù Cristo. Certamente che è una sola, ma secondo le qualità che le si attribuiscono viene chiamata. Per esempio, addolorata, perché si ricorda il dolore che ebbe con la morte del figlio Gesù. O immacolata, perché si fa riferimento a lei che è nata senza peccato originale. Oppure assunta, perché è stata chiamata in cielo direttamente con il suo corpo. Così, a secondo dei luoghi dove è apparsa, o dove è venerata ci sono chiese a lei dedicate, viene chiamata Madonna di Lourdes, di Pompei, della Cina. Hai visto? È come se dicevo io. Sì, tale e qua. Niente, grazie per la spiegazione che le avete dato, che visto ce n'è bisogno pure un po' troppo. Ma ricordatela che non mette una bidina che cosa a Filomeno, però va a farla sapere a tutti che è stata miracolata sta figlia. Statemi a sentire. Ho già parlato con Don Carlo e lui mi ha severamente vietato di divulgare il fatto accaduto. Dovete sapere che la Chiesa, su queste cose che avvengono, diciamo, fuori del normale, prima di definirli veri miracoli, deve fare delle ricerche molto approfondite. Perciò meno se ne parla e meglio è. Ma se voi volete fare cosa gradita al Signore ed essergli veramente grati del prodigio che certamente è avvenuto, allora, visto che Filomena già tante volte ha espresso il desiderio di diventare suora, allora ha consentito una buona volta. Sì, Michelangelo, una volta che la Madonna, cioè l'angelo custode, ce l'ha salvata sta figlia con un Papà, ti prego. Sentitelo, non è che non la voglia accontentare, soltanto essa capisce. Che una volta diventare su, non può tornare più a re, ma no, Saria non scorda per lui e tutta la famiglia. Ma non se ne parla ancora, perché è ancora troppo piccolo. Quando si fa più grosso, forse ci pensiamo.
Alogo! In qualche modo tuo padre ha pure ragione, Filomena. Non precipitiamo le cose e aspettiamo che gli eventi maturino. Tu, perché questa volontà non ti abbandoni, prega, prega in continuazione la Madonna che riesca a toccare il cuore di tuo padre. E sono convinta che ti ascolterà. Non è così facile, hai ragione, sta figlia mia. E anche voi, signora Lisetta, se ci tenete che Filomena diventi suora, pregate, pregate anche insieme a tutta la famiglia, che più forte e sincere sono le preghiere e più c'è la probabilità che il Signore le esaudisca. Sì, certamente la sera vi potete farle a dormire, a preghiere tutti quanti per Filomena la facendo. Bene, bene, è ora che io vada. State tranquilla che prima o poi qualcosa succederà. Filomena, vieni, mi accompagni? Sì, sì, con piacere vado, accompagno. Mamma, vado? Sì, figlia mia, però te raccomando, mi resta, se no chi lo sentì affatto. Sia lodato Gesù Cristo. Sia sempre lodato. È una capa tosse. Ma è così scorbuto, Sant'Antonio mio, e dacci pure una mano. L'episodio del pozzo, anche se molto rilevante, non convinse immediatamente Michelantonio. La sua avversione era irremovibile. La ragazza però cresceva sempre più devota e decisa a non abbandonare il suo proposito di diventare suora. Lo aveva promesso alla Madonna di Lourdes, per la quale teneva sempre vivissima in lei la fede e la vocazione. La ritroviamo perciò alcuni anni dopo, quando un nuovo fatto commosse le convinzioni di suo padre Michelantonio. Senta, sconvolto.
ha fatto bisogno della mia vecchia. Papà, quando devi fare uno sforzo e non ce la fai, basta che chiedi l'aiuto al Signore. Adesso ha fatto bisogno della mia e la picchiate per la saccia. Che manco io ce la facevo. Da solo la picchiate la messa ancora appagliata. Non so tanto che tu stai facendo niente. Perché non c'è capito. E poi come c'è detto? Questo qua, perché sapete che la saccia da sola e la messa in coppa agli altri, che chi mai mi ce la faceva? E poi questa, ha già parlato assai scendendo dagli uomini. E mi ha convinto che la volontà di si affamona è più forte di me. Ecco, ecco perché ci manderà a chiamare a Sor Clodino. Finalmente si è convinta a fare la famonica che è la figlia mia. Piano, piano, ma ancora non sono convinta, tengo ancora certi dubbi. Tu non ti preoccupare che le so dirti, ci darà tutta l'esplicazione necessaria. Speriamo. Abbi. Ma quando stanno? Ma stanno a venire? Si era dato Gesù sempre, si è andato. Finalmente, sotto di te ce l'hanno fatta e convince sta capatazza. Ancora, non lo faccio dire. Ma tengo ancora certi dubbi e tu sei ancora si convinto che mi hai convinto. Ed io sono qui per chiarire i vostri dubbi, signor Michele Antonio. Grazie, grazie, sotto di accomodare, mi accomodo. Grazie. Sentite un po'. Io volessi sapere come si diventa morta. Se la guagliona ha gastato sempre chiuso dentro al convento, se qualche volta ci può venire a trovare, ecco, i soldi che sanno pagare, le spese che ci vogliono, so così. State a sentire. Ogni ordine religioso ha le sue regole. Il nostro ordine, suore del protettorato di San Giuseppe, è stato fondato da suor Victorina Ligier, una nobildonna francese, che si è dedicata soprattutto all'educazione dei bambini, soprattutto quelli abbandonati. Il nostro ordine non prevede la clausura, ma le consorelle sono soggette all'obbedienza, alla castità e alla povertà. Insomma, devono ubbidire agli ordini superiori, ma nelle circostanze importanti possono chiedere permessi per fare visita alle famiglie. E gli stessi familiari si possono recare in convento per le visite prescritte. Ah, perciò quando si può venire a trovarla, no? Certo, ah, sì. Tu che dici, fino a me, sei sempre convinto? Sì, sì, papà, in un momento d'ora entra in convento. Figlia mia, che Dio la benedica. Sì, sì, mamma, tante grazie. Resta un piccolo particolare, quello è molto. Si deve assicurare alle promesse suore una dote. Da quando avesse essa sta dote, non è che noi potremmo disporre di chissà chi, perché per casa catenica, la famiglia numerosa. La somma è a discrezione delle famiglie, secondo le disponibilità economiche. Ah. Permettete che faccio più punti con mulher, ma... Certo, fate punti. Dice, vieni, ci faccio investire più punti. Non permette, come sono contenta che finalmente avete convinto mio padre. Cara figliuola, tuo padre non l'ho convinto io, ma la divina provvidenza. Finalmente diventerò vostra consorella. Brava. Oh, sono Clotilde, sono solo da Cristo. Sempre sia lodato. Ma Maria, papà ha consentito, vado a farmi monaca. Ah, sono contenta per te, pure se mo mi tocca di fatica di più. Che dice Maria? Anche lei gli va a lavorare, mica va a divertirsi. Ed il suo lavoro sarà molto più impegnativo, perché si deve occupare dell'educazione dei bambini più piccoli. Ah, ho capito. E dove la mandano? Per il noviziato starà per i primi giorni a Roma. Poi, se tutto va bene, la madre generale deciderà dove mandarla. Forse a Perugia. Ah, bada a te, non me, visto? Almeno ti fai pure una vista di mulino. Ah, si è tornato. Meglio così.
E così pure tu sai come stanno le cose. No, già tutto. Filomena, se fa male, che paura a Peruzza. Ah, già sei tutti cose. Meglio così. Tocco di. Sì. Noi abbiamo fatto una scuola da Lugumbo. E abbiamo racimolato 4.000 lingue. 4.500 con precisione. 4.500 lingue, però 4.000 lire lo potremmo già destinare da subito con la donna di Filomena. Con 500 lire sapete, questa è la famiglia numerosa, la funzionaria che sta a pagare, la malattia. Bene, bene, una discreta somma e Filomena ne può essere contenta. Sì, sì, papà, ti ringrazio tanto. Va boia. E sentite una cosa, ma che mi fa questi soldi? Li potremmo dare tutti quanti a lui. Facciamo un documento scritto e sottoscritto che oggi in data eccetera eccetera il signor Michel Antonio Dusse eccetera eccetera consegna eccetera eccetera. Ma poi tutto questo eccetera eccetera non si capisce proprio niente. Facciamo una bella cosa, scrivete voi e io firmo. Va bene, prendetemi una penna, non voglio un calamaio e scrivo la ricetta. Senti figlia mia, no? Sì, mamma. Finalmente. Ce l'hanno fatta figlia mia. Non è stata facile per lui. Ecco, per cui dite. Grazie. Carta, calamari. È qui. Ok. Oggi 29 del mese di gennaio 1928. Il signor Michel Antonio D'Urso consegna alla reverendissima madre generale delle suore del protettorato di San Giuseppe la somma di lire 4.000 quale dote per sua figlia Filomena che si ascrive tra le consorelle di detto ordine e si augura. Che cosa volete augurare alla vostra brava Filomena? Che possa essere felice e contenta e che pregasse pure per noi qualche volta. Che diventasse pure il santo e che pregasse per tutti quanti. Sì, sì, tutto buono che le dice tu. Mai volesse augurare sta figlia mia casateci se non tornassi più a lei! Ma tutti dovranno chiamarti Suora Ambrogina di San Carlo. Hai superato brillantemente il postulato, ma qui incomincia la vera vita monacale. D'ora in poi sarai sempre sotto osservazione per capire fino in fondo se la tua era solo una passeggera infatuazione o una vera vocazione. La giornata si compone di lavoro e di preghiera. Suora Medina ti seguirà, sarà per te la madre maestra. Lei mi riferirà sul tuo comportamento e sul progresso che farai quotidianamente per arrivare al giorno fatidico. Ora io vi lascio sole. Suora Medina saprà valutare quello che sei in grado di fare. E ti assegnerà anche un compito specifico. Come comanda, Madre Superiora? Grazie, Madre Superiora. Farò il massimo possibile. Ne sono convinta. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sorella, ora ci conosceremo meglio. Sotto il libro della Ravola mi ha fatto un gran parlare di te, ma qui ti metteranno alla prova e mi auguro che saprai essere all'altezza di tutto quello che di bene si dice su di te. Suor Clotilde è troppo buona, è come una madre per me. Appunto, ora qui Suor Clotilde non ci sarà, ma vedremo cosa saprai fare da sola. Allora, partiamo dalla tua preparazione religiosa che si realizzerà giornalmente mentre mi devi dire tutto quello che sai fare in modo particolare. Io a casa aiutavo papà quando mi portava in campagna e facevo di tutto.
campo, mietevo l'erba per i conigli, zaffettavo la terra, piantavo fave, ceci. Ah, facevi la contadina allora? Mi piaceva di più aiutare mamma mia a fare il pane. Ho capito tu. E allora, siccome anche noi qui abbiamo il forno e c'è bisogno di aiuto, tu sarai addetta a fare il pane. Grazie madre maestra, sono proprio contenta di aspetta, fare il pane. Aspetta, ringraziamo, perché non è che dovrai fare solo il pane, ma tutto quello che c'è bisogno da fare per la nostra comunità. Sì, 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 tutto quello che ci sta da fare io lo farò. Ecco, intanto però bisogna dare una ripulitricina e sistemare il laboratorio. E però io che sono già abbastanza brava. Come vuole lei, ma io posso fare pure da sola. Ma no, no, in due si fa meglio. Come vuole lei. Intanto io esco, prendo il corrente per le pulizie. Va bene. Vergine bella, dammi la grazia, fammi diventare santa. A qualunque costo voglio amare Gesù con tutte le mie forze. Ehi, ma questo non è mica il momento di pregare. Tu sei nuovo, non conosci le nostre regole. Ma da dove vieni? Io vengo da Marangola. Marangola? E mai sentita nominare? E dove si trova? Marangola, terra di lavoro. Si trova tra Roma e Napoli. Ho capito. Cioè da dove si lavora la terra? E non sei abituata a lavorare. E fammi vedere quello che sai fare, dai. E che ci vuole? Ehi, aspetta. Vieni qua, non ci siamo neanche presentati. Io mi chiamo Sora Nitina. E io mi chiamo D'Urso Filomè, cioè mi chiamavo. Ora sono Sora Ambrogina di San Carlo. Piano, piano, che fretta! Nessuno ti può vedere, facciamo con calma. Questa contadinella si vuole mettere subito in mostra. Ma, sorella, perché ti affatichi tanto? Ti vuoi mettere in mostra, Ma che dici? Siamo qui per farci sante. Ma c'entra questa! Farci sante! Ehi, è una parola! E allora sai che c'è? Continua tu, io mi assento un attimo. Accompagnata dalla madre superiore e lo dicevo io che sei raccomandata. Sono Ambrogina, sono delle persone che sono venute con mamma. Prego, accomodati. Vieni, suona Ambrogina, continuerà dopo. Grazie madre Clotilde, che sorpresa. Anche tu Angeli, come sono contenta, ma prego, prego. Siamo anche noi felici di vederti, come stai? Bene, bene, io sto bene. Come sei diversa? Mi sento, mi hai cambiato faccia. Ma no, Angelina, è l'abito da suora che trasforma anche la fisionomia. Sì, ma non sei più bianca e roscia come quando sei partita. Ah, bianca e roscia, ma che dici? Qua mica sto al sole a mettere l'erba sopra Montagnano, o a fare la legna sulla montagna a Marangola. Ma tu sei contenta? Tu non puoi immaginare quanto io sono contenta. Finalmente posso fare la comunione tutti i giorni. E quando è l'ora, starmene in chiesa a pregare pure per tutti voi. Non ti preoccupare per me, Angeli. Se mi vedi un poco pallida, forse proprio perché non vivo all'aria aperta come te, ma sto bene e con l'aiuto del Signore potrò superare il noviziato e poi prendere voti al più presto. Per quelle ci vorrà un bel po' di tempo. Fatti ben volere da tutti, soprattutto dalla madre generale. Lei poi dovrà stilare il giudizio finale da missione. Ma che non me ne bravo, sicuramente sarà messa. Lei è buona, ha buoni sentimenti e ama gli altri più di se stessa, ma devi stare attenta. Devi imparare a conoscere gli altri, a saper scegliere. Devi apprendere ancora tanto.
Quello che voglio conoscere di più è Gesù, perché voglio farmi santa per fargli piacere. Non mi interessa nient'altro, non cerco altro. Santi propositi, ma ricordati che c'è sempre il maligno in agguato per ostacolarti. Ci starò attenta, con l'aiuto del Signore e del mio angelo custode, che già mi ha salvato una volta. Ma dopo, quando sarai suora, dove ti mandano? E la mandano dove la madre generale riterrà più opportuno, dove c'è necessità. Non potresti venire a Marano, e poi sfagodire. Non mi serve una monaca brava come mia sorella, cioè come suora Brugina. L'ho già detto altre volte, non dipende da me. E poi è difficile che mandano una suora nello stesso paese dove è nata, dove ci sono tutti i parenti. Non si troverebbe a suo agio. Io mi adatterò in qualsiasi posto mi manderanno. Mandatemi qualche notizia di Marana. In famiglia come state? Papà, mamma e Maria che si è sposata, come va? A casa tutto bene. Sai, papà sta sempre a dire che hai sbagliato all'inizio a contrastarti. Tutti mi vanno a salutare. Ma ho chiesto di Maria, come sta? Maria voleva venire pure lei, però non ha potuto. Perché? Aspetta. Aspetta, vuol dire che è incinta? Sì. Ah, come sono contenta. Pregherò pure per lei, perché Sant'Anna la protegga. Scusate, sorelle, ma è l'ora dell'orazione nella cappella e le novizie si devono tutte riunire per pregare. Se volete, potete stare anche voi e poi potreste consumare con noi il nostro frugale pasto. Ma sì, sì, veniamo con piacere a pregare anche noi. E può venire anche la sorella di Filomena, Cerisora Ambrogina, Angelina? Non potrebbe, ma la metteremo in via eccezionale. Grazie, grazie. Grazie. Sono contenta di venire, perché pure io mi voglio fare suora, ma papà dice sempre che non monti in casa, basti avanti. Ma non mettiamo limiti alla Divina Provvidenza. Scienza tranquilla, ci penserà il Signore al resto. E questa vuole diventare santa, ma speriamo che riesca a resistere. Dov'è suora Ambrogina? C'è da portare la legna nel locale del forno. Non crede che suora Ambrogina è in grado di trasportare la legna da sola? Perché? Ancora tosse e vomita. E come? Quella mi ha raccontato che il suo paese faceva sempre la contadina all'aria aperta, al sole. Ora dice qui, senza luce, senza sole. Ma che dici? Qui non c'è luce, non c'è sole. Ma chi mi chiede di aprire le finestre e fare entrare aria, luce, sole? Secondo me i problemi sono altri. Sì, sì. Quella, quando mia sorella aspettava il primo figlio, quella vomitava continuamente. Come ti permetti di insinuare?
che stasera farai una penitenza di 2 ore di preghiera in ginocchio sul tuo pavimento. Ma superiore, chiedo perdono, io non volevo insinuare. Lo dicevo così solo per dire. Non si dicono le cose tanto per dire. Stai più attenta un'altra volta. Sì, suora Melina mi ha riferito che avete avuto ancora quelle crisi. Un poco soltanto, ma ora mi è passato. Dite pure quello che devo fare, sono pronta. No, no, per adesso tu vai a riposarti. Se avrò bisogno di te ti chiamerò. Vai. Grazie, grazie. Salutato Gesù Cristo. Suora Melina! Vista che la tua maldicenza è stata così grave, adesso vai in cortile e anticipa la penitenza. Trasporterai da sola la legna per il forno. Ce la farai, ce la farai. E se mentre trasporti la legna, preghi immensamente il Signore che ti faccia rifiorire in questa tua zucca solo pensieri buoni ed onesti. E adesso andiamo. Avevamo scritto i tuoi parenti informandomi sulle tue disposizioni fisiche e i tuoi parenti ci hanno risposto tramite su Chiara dal nostro convegno di Marano. Vogliono che tu ritorni a casa per curarti ed hanno espresso il desiderio che anche tu indossi il lavoro monacale e ti starai nella nostra sede di Marano. A casa ti curerai a dovere e dopo guarita, se vorrai, e ce ne farai espressa richiesta, e sarai accolta nuovamente. Ah, se questa è la volontà della reverenda madre generale, io non posso più ubbidire. Sia fatta la volontà del Signore. Fai bene a pregare il Signore, che tutto può. Se vuoi guarire e tornartene fra di noi, devi sempre rivolgerti a lui. Grazie. Sia fatta la tua volontà, mio Dio. Sia fatto come tu vuoi. Tu sai i miei desideri, tu conosci i miei pensieri e sono sicura non mi abbandonerai. Antonio non badò a spese, fece sottoporre sua figlia alle visite e alle cure necessarie e, guarita, ritornò in convento. Completato quindi il noviziato, il 22 dicembre 1929, suora Ambrogina di San Carlo prese i voti, ma i problemi di salute non erano stati del tutto risolti. Da Maranola.
non proprio villeggiatura, ho dovuto curarmi, ma tutti mi hanno accolto bene, i miei parenti, le consorelle dell'istituto di Maranola. Maria, mia sorella sposata, ha avuto una bambina, abbiamo fatto una gran festa per il battesimo. Questa sta peggio di prima, il problema non si è risolto, io vado in commissione della madre superiore. Siete ancora sentita male? Un poco soltanto, ma un'ora mi è passato. Torno subito agli impegni. Sora Ambrogina, ora bisogna parlare chiaro. Non bisogna sottovalutare questa tua situazione. Bisogna pur capire questo tuo male così ricorrente e che deriva. Sei stata a casa e subito ti sei rimessa. E questo, a mio avviso, significa che la vita del convento non è fatta per te. Ma io invece mi trovo bene, con le bambine, con le consorelle, con lei, madre superiora. Io ho sempre sognato, desiderato questa vita, in cui fossi impegnata a servire Gesù in modo particolare. Certo, la tua pietà, la tua dedizione, sono, lo sappiamo, ma bisogna pur capire questo tuo male, da dove viene. Comunque, adesso devi venire il dottore con la nostra consorella. Vediamo cosa ci dirà di Scissotti. Ma sono stata già visitata da un buon medico a Formia, il professor Bandi. Mi ha dato una cura e subito dopo sono stata bene. Ma se mai si intende, vuol dire che la cura non era del tutto appropriata. Comunque, fatti visitare anche dal nostro medico. Vediamo cosa ci dirà il figlio. Madre superiore, io sono pronta a far tutto ciò che mi comandate. Va bene. Comunque, se hai con te delle ricette dei difetti dell'altro medico, valle a prendere. Sì. Così le facciamo vedere al nostro dottore. Ce l'ho in camera, vado a prendere. Vai e torna subito, con che il dottore è qui. Con permesso. Prego, dottore. Venga. Permesso. Che è successo, dottore? Incidente di percorso. Mi spiace, si accomodi. Allora, la suora è consenziente a farsi visitare? Sì, sì, l'ho convinta. Dottore, io mi vorrei sbagliare, ma credo proprio che sia una di quelle malattie di cui parla quel medico austriaco. Sa, ne ho letto qualcosa. Ah, ho capito a chi si riferisce. Al dottor Freud. Lei allude all'isterismo. Ma non è così semplice diagnosticare una tale patologia. Ci vorrebbe una lunga osservazione, esaminare attentamente tutti i sintomi e poi arrivare alle cause che generano una trasformazione della personalità. Bisognerebbe scrutare il subconscio. Certo, per avere una diagnosi sicura. Ma io, ignorante di certe cose scientifiche, ma con tanta esperienza alle spalle, le potrei dire che tante volte le nostre consorelle, che inizialmente credono di avere la santa vocazione, poi col tempo, facendo la vita come la nostra, diciamo, molto particolare, si pentono della scelta e non avendo il coraggio di dire apertamente che si sono sbagliate, si muovono malando. In taluni casi
ci può essere un comportamento inconscio, cioè certe manifestazioni si verificano anche al di fuori della propria volontà, si definiscono patologie psicosomatiche. Mi raccomando, dottore, una missiva accurata. Noi la vogliamo vedere guarita, la nostra suora Ambrogina, che qui c'è indispensabile. Ma certamente, certamente. Vediamo un po' la Ambrogina. Mi descriva un po' tutti i sintomi di acqua. Se in passato ha mostrato altre malattie, interventi, i medicinali che ha preso. Mi deve dire tutto. Come quando vado al suo confessore. Dottore. Adesso andiamo un po'. Tossisco un po'. Mettiamo un po' il pezzo. Io da piccola non sono mai stata malata. I miei fratelli e le mie sorelle si ammalavano di morbillo, scarlattina, ma io niente. Poi quando sono arrivata in convento sono cominciati questi dolori di stomaco con vomito. La madre generale mi ha mandato a casa e a Formia mi sono fatta visitare dal professor D'Angelo. Mi ha dato queste medicine, ho fatto una cura scrupolosa e i dolori sono passati e sono ritornata in convento. Vediamo un po' queste medicine. Estratti di biancospino, le calmanti. Ma mi dica, per caso i dolori si verificano durante i cambi di stagione? Come cambi di stagione? Non capisco. Cioè, prima della primavera o dell'autunno? Beh, ora non mi ricordo con precisione. Allora, d'ora in poi, appunti tutto ciò che avverte. Quando senti dolore più forte, così come smettono, così puoi valutare con più precisione tutti questi sintomi ed arrivare ad una cura più mirata. Per il momento le prescrivo questo sciroppo che prenderà prima dei pasti, ma mi raccomando, un'ora prima, eh? Per il momento abbiamo. Dai, sua Ambrogina, vai. Grazie, dottore. Allora, dottore, che mi dici? Guardi, i sintomi potrebbero essere quelli di gastrite o duodenite spastica. Bisognerebbe fare degli altri accertamenti. E non esclude il fatto psicologico? Perché in tal caso la manderemo a casa definitivamente. Che ce ne facciamo di una suora malata? Qui noi abbiamo bisogno di braccia valide per assistere a tanti bambini abbandonati. Mi capisce, dottore, vero? Certamente, certamente. Per il momento teniamo sotto controllo, eh? E fra un mese la visiterò di nuovo. Così potremo essere più precisi. Grazie, dottore, l'accompagno. Grazie, non si può. Arrivederci. Dottore, bastone. Aspetta un attimo, questa suora Ambrogina mi complica molto le cose. Ah! E allora, che c'è dall'urgente? Niente, le volevo dire che il portiere che sono i parenti suora Ambrogina che sono venuto a favorire. Ah, capito, no, a proposito, tu vai a chiamare suora Ambrogina e falla venire qua. Io vado a ricevere. Va bene, vado subito. Suora Ambrogina? Suora Ambrogina! Ci sono i tuoi parenti. Veramente ci sono i miei parenti. E chi sono? Io non ho mai amico di conoscere i tuoi parenti. Vediamo se mi dico. Mio padre, mia madre e mia sorella. Com'è la più giovane? È un po' piena, castano chiaro. Allora deve essere mia sorella Angelina. Mia sorella Angelina. Mi lasci solo i tuoi parenti che sono venuti a farti visita. Dura troppo da qui. Prego. Parlare con voi, c'è ciò che c'è da dire.
soprattutto sulla tua malattia. Io gioco a cosa ci vado. Prego, accomodatevi. Suona Melina, sempre piccina. Sapesse Filomena. Ma papà, voi non si chiama più Filomena, ma suora Brogina. Eh sì, ma non mi ci sono ancora abituato. E poi papà dice farai l'abitudine. Ma che dovrei sapere, che non so? Per la strada, potevamo pure morire. Ma ci sembra rimaccomandata anche la bella Madonna. Stavamo con una macchina noleggiata a Roma. Pioveva tanto, a un certo punto. La strada era tutta lagata. Non sapevamo che fare. Gli uomini ci hanno fermato e ci hanno fatto tornare indietro perché era pericoloso. E poi ci hanno detto che c'è stata una frana. E chi gli che sta fatta la frana? E noi siamo arrivati in treno e siamo da Roma. E poi siamo tornati a casa. Ma tu come stai, figlia mia? Ma io non dovevo tanto a voi. Ma mi sembra che le dolori. Bene, bene. Mo che siete venuti voi, sto benissimo. Sì. Ma la madre superiore ci ha detto che qua non ti trovi tanto bene. Angeli, per cortesia, non ti ci mettere pure tu. Io ho scelto questa vita e qui voglio restare, nel bene e nel male. Scusami, hai ragione, ormai questa è la tua vita e tu sai quello che fai. Ma sì, la scelta è stata fatta. Io avevo paura che proprio che poi entrare in contento si pentisse. Ma se solo a Brogina ha scelto questa vita, ormai è responsabile, maggiorenne responsabile. Io non ti voglio più ostacolare, figlia mia. Ti chiedo perdono se ti ho già fatto l'altro soffrire. Forse è pure colpa mia che se acconsentivo subito non ti fosse neanche ammalata. Ma no, no, papà. Tu non hai nessuna colpa. Tutto quello che avviene è per opera del Signore. Confidiamo. Se come penso lui mi vuole suora, io sarò suora per sempre. Ora devo andare, perché l'ora dell'orazione. Figlia mia, ti raccomando, se Vanessa sentì ancora delle cose, ti vedi là a Foglia, che ti faccio curare che il dottore che vede a Roma. Anche qui ci sono bravi dottori, mamma. Siamo a Firenze, non so. Ma sì, sì, figlia mia, dimmi allo superiore che non badassi a spese. Penso tutto io. Poi mi fa la nota, io ti manco i soldi. Deve guarire, deve stare bene. Mi raccomando. Va bene. Ti raccomando, di qualsiasi cosa hai bisogno, scrivi due lettere, ci penso io a rispondere. E se è necessario, corro subito qua. Va bene, va bene. Se avrò bisogno, vi scrivo. Ed ora andate. Salutatemi le due sorelle di Maria e gli altri. E a tutti quelli che vi chiedono di me, dite che sto bene. Ti salutiamo tutti, figlia mia, ma tu non ci fa stare bene. Ti raccomando a te, addio. No, addio, mamma. Arrivederci. Addio. Padre onnipotente ed eterno, pieno di bontà, di amore e di misericordia, dammi da crescere in me la fame e la sete di te. Fai bene, suora Ambrogina, a pregare il Signore che aumenti il tuo appetito. Mi è stato riferito che anche oggi hai rimesso tutto. Ma come si può andare avanti in questo modo? Le cure non servono a niente se non ci metti un po' di buona volontà. Ma non vedi come sei tu? Devi mangiare di più, così qualcosa ti resta dentro. Come farai ad impegnarti con le bambine? Ed ora dovrò pur decidere sulla tua riconferma. Stimatissima madre, devo rassicurarti che sento sempre in me l'ardente desiderio di vivere nella schiera delle figlie del nostro grande protettore San Giuseppe. Vi prometto di ubbidire di più ai vostri comandi.
Mi appello alla vostra bontà, vi chiedo la grazia di essere ammessa alla rinnovazione dei santi voti. Ve lo chiedo con tutto il cuore e l'anima mia, vi faccio le mani. Benedetta figliola, anche se hai poca salute, so che fai bene il tuo dovere. Sei docile con tutti e sei molto pietosa. Ma ora c'è un fatto molto increscioso che devo ridirti e che può pregiudicare la tua permanenza qui tra di noi. Ecco, c'è una denuncia contro di te. Avresti dato uno schiaffo a una bambina. Allora, cosa è successo? Cosa sei dimmi? Io avrei picchiato una bambina. E chi è? Io non ne so nulla. Andiamo dalla bambina e vediamo se davanti a me è capace di accusarmi direttamente. Ma no, già ho verificato io. La bambina stessa dice che si è sbagliata. Ma ora dovrò contattare i genitori, chiamare al procuratore del re e speriamo che crederà la nostra versione. Che è la verità? Vi ringrazio, reverendissima madre. Allora posso sperare nella rivoluzione. Spera e prega. Prega, famoso Gino. Augusta Trinità, abisso impenetrabile. Oh amore immenso, come potrò io, meschinissima, amarti degnamente? Degna di guardare questa misera bellezza. C'è un giovanotto che vuole parlarti. Un giovanotto che vuol parlare con me? Tu hai sempre voglia di scherzare. Ma no, non scherzi. Ha detto che si chiama Filippuccio, se ho capito. Ma sì, sì, Filippuccio. Filippo, mio fratello, fallo venire. Prego, Filippuccio. Prego, Filippo. E come mai qua? Mi hanno trasferito a Florina, non lo sapevi? Qualcosa sapevo. Allora, che mi dici? Come stai? Bene, bene. Dici sempre così tu. Sono stato a casa e Angelina mi ha raccontato della tua malattia, perciò mi ha raccomandato di venirti a trovare anche più spesso. E che ti credi che sto in un albergo che vai e vieni? Ma appena dico che sono il fratello di suora Androgina, mi fanno subito passare. Ti vogliono tutti bene qui, eh? Faccio del tutto per farmi voler bene, soprattutto dal Signore. Lo so che hai deciso di diventare santa. E chi te lo ha detto? Lo sai che non è facile, ma io ci provo. E io sono sicuro che tu ci riuscirai. Ed è per questo che io vorrei che tu pregassi tanto per me. Perché il mio reggimento dovrebbe partire per l'Africa orientale. E quando dovresti partire? Il 10 di ottobre ci sarà la cerimonia dei voti perpetui. È una bellissima funzione. Ci vuoi venire? Se non parto, sicuramente ci sarò. E poi ormai ho imparato la strada da Foligno qui. Non è lontano. E poi, se non viene nessuno della famiglia D'Urso, sarò io a rappresentarla. Ti montare la testa, che il capo di casa è sempre papà Michele Antonio. Ma che fai? Mi spettini? E non ho il pettine, quanto rientro mi fa dare dei giorni di rigore. E così, addio cerimonia. Su, è ora di andare in cappella, figlio. E mi raccomando, non mancare il 10 di ottobre. Ci puoi contare? Dovresti venire a piedi fin qua. A presto. Arrivederci. Suora Ambrogina, come sta? Non l'ho vista questa settimana a Santa Maria Novella, allora mi sono permesso di venire a fare visita. Ecco, le ho portato il quaderno con le sue riflessioni. Grazie, grazie. È stato molto gentile. Ecco, gliene ho preparate delle altre. Le ho appena completate. Signore, ascolta questa umile suora. Voglio vivere e morire abbracciata alla croce. O Gesù, conducimi sul Calvario, fammi sentire tutta l'amarezza dell'amaro calice. Parole sublimi, suora Androgina, ma ho letto che fa uso di strumenti di penitenza un po' troppo severi. Può mostrarmeli? Veramente avrei voluto tenerli segreti. Ma se mi ha scelto come padre spirituale, per me non ci devono essere segreti.
Ha ragione, le chiedo scusa, se proprio ci tiene. Ecco. Ah, no, no, questo non è proprio necessario. Lei non è proprio necessario. Le sue riflessioni sono veramente esaltanti. Ecco. Sono l'ultima, la più miserabile, ma voglio farmi santa. Sì, lo voglio Gesù a qualsiasi costo. Sublimi desideri. Ma sarà possibile? Tutti possono farsi santi, dalla madre generale fino all'ultima e più umile suora. Ma cosa devo fare per essere sicura di riuscirci? Me lo dica, padre. E cosa vuole che le dica? La sua vita così sacrificata, la malattia, le sofferenze fisiche continue, deve continuare ad offrirle in remissione dei peccati del mondo. Continuerò certamente. Sono tanti anni che desidero la sofferenza e più volte ho chiesto al Signore che mi operassero e lasciassero la ferita aperta per mortificare di più la mia carne. Con questi santi propositi sono sicuro che il Signore prenderà in seria considerazione il suo vivo desiderio. Mi raccomando, annoti sempre tutti i suoi pensieri e le sue riflessioni e poi me li consegnerà. Sono cose che devono restare nel più assoluto segreto, come nella confessione. Ma certo, certo, padre Zelli. Nessuno saprà mai le nostre confidenze spirituali. E grazie ancora. No, non mi ringrazi. Sono io ad esserle grato per tutto quello che apprendo dalle sue riflessioni. Adesso, sora Ambrogina, devo andare. Non ha nient'altro da dirmi? Quello che dovevo dire l'ho scritto quassù. È lei invece che deve dirmi qualcosa di importante. Come sospettavo. È diventata anche veggente. Certo che le devo dire qualcosa. Di molto, ma molto importante. Voi suore qui siete al riparo, ma qui fuori si sta sviluppando una vera e propria guerra per le prossime elezioni politiche. Il 18 aprile si voterà e c'è un'accesa lotta tra cattolici e atei. C'è pericolo della vittoria del cosiddetto fronte popolare ateo anticattolico. La nostra religione è a rischio. Mi dica, padre, io cosa posso fare? Io non sono molto efficiente, il mio fisico, la mia malattia mi impediscono di intervenire personalmente. Il suo fisico non c'entra, è la sua mente e il suo cuore che possono fare tanto. Il Santo Padre Pio XII ha invitato tutti, soprattutto noi religiosi, al massimo impegno per scongiurare tale catastrofe. Padre Zelli, lei conosce i miei sentimenti, la mia volontà meglio di chiunque. Io sono pronta ad immolarmi, a sacrificarmi per il bene della Chiesa, affinché gli atei vengano sconfitti e la nostra religione possa trionfare. Brava, ne ero certo. Ed è questo che si chiede a noi religiosi. Ma non basta un impegno personale, ci vuole anche quello collettivo. Ma lo sa che in altri conventi, frati, suore, si stanno preparando gli abiti borghesi da indossare in caso di vittoria del fronte popolare? Ah, ecco perché il cuore eucaristico sanguina tanto e dice che è tradito e abbandonato. E il cuore di Gesù? E dove? Quando? Ecco, è tutto registrato quassù. Ma veramente i religiosi commetterebbero un tale tradimento? Sarebbe un vero sacrilegio. Io sceglierei di morire piuttosto che spogliarmi di questo abito che ho desiderato più della mia stessa vita. Ero certo del suo impegno, sora Ambrogina, ma faccia tutto quello che può, anche con amici, parenti e con sorelle, che sono quelle che più di tutti devono dare l'esempio. Conti pure su di me e sulla mia completa dedizione alla causa. Mi offrirò al Signore in olocausto affinché gli atei non prendano in Italia il sopravvento. Che il Signore vi ricompensi per tutto quello che potete fare.
Adesso su Ambrogina devo veramente andare. Altri impegni simili mi aspettano. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Padre Zeno. È arrivato questo telegramma per te. Un telegramma per me? Aprilo su e leggilo, che io non ci vedo tanto bene. Veramente è già aperto, sa bene, la madre superiora. Ma sì, sì, leggi, leggi pure, di che si tratta? Non è una bella notizia. Bella o brutta, tutto quello che avviene è per opera del Signore. Leggi. Hanno ammazzato vostro fratello, è stato ferito a Napoli e poi morto dissanguato all'ospedale della Marina a Massa. Oh mio Dio, si è fatta la tua volontà. Accoglilo con tenero avviso. Ma come Peppino, neanche 20 anni. Era buono, religioso. Oh mio Dio, perché? Scusami sorella, ora devo pregare. Sì, scusatemi voi, vi lascio solo. Oh mio Dio, perché? Perché Peppino? Abbi misericordia di lui, accoglilo con te in paradiso. Ma come Peppino? Neanche 20 anni, era buono, religioso. Tutta la forza della sua volontà per reagire, eh?
Ma certo, certo. Anna, per favore, prendi un lavoretto che sta in quel cassetto. Subito. Ma sua cugina, non lavorare all'uncinetto in queste condizioni. Lasci stare. No, 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 non ti preoccupare. Ecco, primo momento di raccoglimento. E poi vedrai, sarò in grado di fare qualsiasi cosa. Oh, mio amore, Gesù, dammi per tua sola volontà la forza di vivere in te e di poterti tenere in te. Grazie. Come se non bastasse tutto quello che questa poveretta sta già soffrendo. Oh mio Dio, che cose incredibili. Possibile, ma suora Ambrogina è una vera martire. Anna, che fai? Non si guarda fra le cose private, eh? Mi perdoni, suora Ambrogina, ho sbagliato, ma quello che ho letto è sublime. Lei è una santa. Come si può vivere così martoriata e con tanta gioia? È possibile, e non è neanche tanto difficile. Ci vuole la grazia del Signore, che si ottiene con la fede e con la preghiera. Oh, come vorrei averla anch'io, la sua grazia, la sua fede. Potrò mai averla? Che mi dice? Se vuoi, puoi, ma io non sono in grado di tradarci. Io sono una povera miserabile. Vai alla chiesa di Santa Croce, là troverai il tutto. Va, parla in confessione con lui. E vedrai come saprà pagarti. E ora mi raccomando, Anna, non dire ad anima viva quello che hai visto e hai letto sui miei conti. Padre Zecchi, giustamente, non vuole che se ne parli. Qui già c'è chi mi prende per stella. Non si preoccupi, sua Ambrogina, manterrò il segreto. Ed ora posso assentarmi per quell'incombenza? Sì, cara. Vai tranquilla, il Signore ti accompagna. Però mi raccomando, in mia assenza non si muova. Poi tornerò a controllarla e a riferire. Vuole bere un pochino? Nota. Allora, arrivederci. Vai, grazie. È dimenticato, è offeso, è tradito. Oh Signore, ti supplico, accetta la mia offerta. Io mi offro in olocausto per tutti i peccatori. Signore, sono pronta ad immolarmi. Ragazzona forte e possente, ridotta in questo stato. Mio Dio, non ci posso credere. Come sta la mia Filomena? Ora sono suora Ambrogina, la serva del Signore. Scusami,
ho saputo per le tue vicissitudini, passavo per Firenze e non ho resistito al desiderio di venirti a far visita. Avete fatto benissimo. Quello che il Signore mi manda sono solo le sue carezze. Un po' troppo forti queste carezze. Riesci a sopportarle? Le sopporto con amore. E le mie lievi sofferenze le dedico al Signore, in remissione dei peccati del mondo. Il Signore ti predilige e ti sarà sempre vicino. Non ti dimenticare di me nelle tue preghiere. Sicuramente sono ben accetta da sé. Sor Clotilde, come potrei dimenticarmi di chi ha fatto tanto bene all'anima mia? Io pregherò per voi, ma anche voi pregate per me, perché anch'io ne ho tanto bisogno. Lo farò con piacere, anche il ricordo dei bei tempi di Marano. Non ne hai nostalgia? A Maranola ci sono nata, ci sono i miei affetti terreni, qui in convento ci sono quelli celestiali. Come sei diventata saggia, sono Brigitte. Quando mi parlavano del tuo stato di salute, quasi avevo un rimorso per averti invogliata di intraprendere questa vita. Ma adesso mi accorgo che forse la cosa più bella che abbia potuto fare in tutta la mia vita. Bella sì, ma per me che lo desideravo immensamente. Anche il Signore la sua parte nell'averti ispirata, o no? Non si muove foglia che Dio non voglia. Com'è vero. Adesso devo andare su Ambrogina. Il treno non aspetta. Ricordati l'impegno che hai preso, le tue preghiere per la povera anima mia. L'impegno è reciproco. Arrivederci. Arrivederci. Lassù. Facile mettere insieme pezzi di altro,
comunque sono soddisfatto. È un impegno che ho preso con me stesso. Sia conosciuto, speriamo di portarlo un po' in giro, più per farla conoscere. E che poi la Santa Sede si decida quanto prima a beatificare, perché ha preparato e la congregazione delle suore di Gesù Redentore possono andare una sede. Grazie per la presenza. Se Don Giuseppe vuol venire a degnarci di qualche sua riflessione, grazie per la presenza. Lui dice impressione, io vorrei dire delle questioni che sono un fatto impagnato. Prima di consegnare le emozioni, io sento bisogno di consegnare il ringraziamento. Il ringraziamento a questi che hanno tradotto, fatto diventare più viva la vita di Suor Ambrogina. Sono stati veramente bravi, bravi. E poi chi va? Dobbiamo dire Suor Ambrogina, perché se abbiamo voluto narrare la sua storia è perché lei l'ha vissuta questa storia. E naturalmente ringraziando il Suor Ambrogina bisogna ringraziare quello che sta più su, il buon Dio che ce l'ha data. E mentre io tradotta la vita di Suor Ambrogina, mi sono io non ho una memoria molto forte, mi dicono che sono uno scultore, ma non lo effetto. Ecco, vedete le immagini, già l'ho prenotato anche per fuori Maradona, per lo spettacolo, vero? Perché deve essere conosciuta in questa maniera, perché ci fa tanto, tanto bene. Grazie. Sono arrivate le suore a Perugia, il primo momento della vita da cadere di Suor Ambrogina, e tra noi c'è proprio una suora che l'ha conosciuta bene, e io ho rappresentato così in poche battute finali, perché ho voluto, non la conoscevo Suor Gemma, e può venire un attimo Suor Gemma? Suor Gemma è un po' che l'ha assistita alla vita. Ero costumante, e la mia vocazione era forte, però a un certo punto, siccome la casa di Roma non era pronta, a me non mi venivano a chiamare per farmi suora. Ho detto sono Ambrogina, io vado via, mi faccio suora di clausura. Allora lei ha detto, sta tranquilla che ricorderai. Io pregherò per te. Ciao. Il miracolo quando atteso ci sarà e con la Ambrogina diventerà santa. Allora, buonasera, la mattina sono sotto Benedetto Zani, compagnia della Livonia, presenterà la compagnia della Gamba di Sara Bernardo, regia della Fede del Mondo, sempre nel mondo. Grazie.